Bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi il video più atteso ogni anno sul canale, cioè il bookshelf tour. Io spero davvero che vi piaccia, ci è voluta una vita a filmare tutte le mie librerie. E niente, io spero che vi piaccia e direi di passare subito a farvi vedere quelli che sono i miei libri. Per quanto riguarda la mia prima mensola, ve la faccio vedere così senza comunque tirar via le cose, perché come potete vedere è soprattutto, cioè sta sopra la libreria la roba, e non ho assolutamente i mezzi per poter filmare lì in alto. Comunque, partendo da sinistra verso destra, abbiamo il libro primo del Trono di Spade, il libro secondo e il libro terzo, che contengono i primi due libri e il terzo tre libri, e poi abbiamo il ciclo di Shannara, il primo libro che parla della prima trilogia. Di fianco, in orizzontale, abbiamo Eragon, Eldest, Brisingamen Singer Inheritance di Christopher Paolini. Vicino c'è la mia tazza della burro birra con dentro i miei segnalibri magnetici di Born to Read Shop, e di fianco ancora questo segnalino per la porta, insomma, di Harry Potter, che ho scritto Muggles Beyond This Point, che andrebbe messo alla porta, però io tengo lì per decorazione. Sotto abbiamo, partendo dall'alto verso il basso, il coloring book di Shadowhunters, il coloring book di A Court of Thorns and Roses e il coloring book di Trono Glass, che è bianco, e sotto c'è il manoscritto stampato di Midnight Sun, perché sì, sono una di quelle persone. Andando poi avanti, in questa mensola, come potete vedere, parte della mia collezione di libri di Sarah J. Maas, ma passo subito a farvi vedere prima gli oggettini che ci sono sopra. Abbiamo prima di tutto questi due Zoom Zoom Belle e Lumiere, che sono posizionati sopra la serie di A Court of Thorns and Roses, perché praticamente dovrebbe essere un retelling di quella storia, quindi li posiziono lì. E ovviamente ho sempre lì il mio sapone di Risen, che adesso non si vede perché si è un pochino ossidato, però è blu con i brillantini, e il mio burro cacao sempre di Risen, di Behind the Pages. E poi davanti a Queen of Shadows e Hero of Fire ho il mio sdentato, perché secondo me sarebbe Abraxos di Manon, e quindi io lo tengo lì ed è bellissimo. In ordine poi abbiamo A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury, A Court of Wings and Ruin, l'esclusiva di Indigo con all'interno le fan art, Throne of Glass, Crown of Midnight, Heir of Fire, Queen of Shadows ed Empire of Storms di Sarah J. Maas in inglese. Ho poi il Trono di Ghiaccio e la Corona di Mezzanotte, che sono Throne of Glass e Crown of Midnight in italiano, appunto per collezionismo, e al momento ho soltanto la sovracoperta perché li ho prestati la mia coinquilina. In quest'altra mensola continuo poi la mia collezione di Sarah J. Maas e ci sono poi degli altri libri. Prima di tutto, qui sopra ho una pallina di Natale tutta colorata con un alce e la mia collezione di segnalibri magnetici di Happy Yellow Heart. Qui abbiamo Claire e Jamie da Outlander, abbiamo il Tizio e Lola da Lola and the Boy Next Door, Fred, George e Luna Lovegood di Harry Potter e Selena l'edizione di Heir of Fire, che è la mia preferita. Poi abbiamo questo bellissimo Funko Pop che è Draco Malfoy e io adoro assolutamente, e questo specchietto ispirato a una frase di The Young Elite, che però secondo me come color scheme e come frase stava bene vicino al libro di Victoria Schwab. Partendo dall'alto abbiamo A Court of Thorns and Roses, la versione in brossura di Sarah J. Maas, The Assassin's Blade, Throne of Glass, Crown of Midnight, Heir of Fire, Queen of Shadows ed Empire of Storms di Sarah J. Maas, tutti quanti. Di fianco poi The Savage Song e Our Dark Duet di Victoria Schwab. Ho poi l'intero quartetto di The Raven Boys, composto da The Raven Boys, The Dream Thieves, Blue Lily, Lily Blue e The Raven King. Poi abbiamo Peaches di Victoria Schwab e la trilogia di Shades of London, composta da A Dark Shade of Magic, A Gathering of Shadows e A Conjuring of Light. E infine di fianco ho The Darkness Club di Alison Goodman. Adesso la mia prima delle due mensole di Shadowhunters, dove potete vedere ho Funko Pop dei gemelli Weasley, che io adoro tantissimo, il Funko Pop di Luna Lovegood versione classica con la divisa di corvo nero, e questo portachiavi appunto con il boccino d'oro preso dalla piattaforma 9 3/4. Qui in realtà ho la mia copia in italiano di Signore della Mezzanotte, perché clasha terribilmente con le altre, e l'edizione UK in paperback di City of Bones, bellissima secondo me, mentre come vi ho detto lì sopra avevo i manga di The Infernal Devices, che sono anche in disordine, di Clockwork Angel, Clockwork Prince e infine Clockwork Princess. In ordine poi abbiamo la serie principale, quindi City of Bones, City of Ashes, City of Glass, City of Fallen Angels, City of Lost Souls, City of Evelyn Fire, The Bane Chronicles, Clockwork Angel, Clockwork Prince, Clockwork Princess e Lady Midnight, tutti di Cassandra Clare. Fino a City of Evelyn Fire la serie è The Mortal Instruments, poi abbiamo The Bane Chronicle, che in realtà è scritto anche insieme a Sarah Rhys Brennan e Mori Johnson, e poi abbiamo la serie di The Infernal Devices e il primo libro della serie di Dark Artifices. Poi abbiamo la mia seconda mensola dedicata a Shadowhunters, dove ho il Funko Pop di Eevee da Descendants,
mio Ludovica. Lo Tsum Tsum di Malefica e il Funko Pop di Mel. Ho poi sempre qui su una candela di Meraki's Candle che mi è uscita con la Fairyloot ed è sempre di Maleficent. Ed è verde con i brillantini ed è bellissima. Mentre parlando di libri, qui ho le mie edizioni cloth bound, quindi con la tela senza sovraccoperta. Ho poi History of Notable Shadowhunters and the Denizens of Downworld, l'edizione di Taupaco limitata, insomma, che è venduta soltanto da lì, mentre adesso in inglese c'è la versione con la tela nera e in italiano la tela è bianca, scritta da Cassandra Clare, illustrata da Cassandra Jean. Abbiamo poi le edizioni esclusive di Waterstones di Lady Midnight e Lord of Shadows della serie di The Dark Artificer, scritta da Cassandra Clare. L'edizione del decimo anniversario di City of Bones, scritta da Cassandra Clare, con intarsi in foil argentato e pagine con il foil dorato, che è bellissima, e trovate un intero Sfogliamo Insieme sul canale, ve lo lascerò nelle schede. Ho poi l'edizione originale del codice di Shadowhunters in copertina rigida, scritto da Cassandra Clare e Joshua Lewis, che però adesso è introvabile. Ho poi il cofanetto di The Inferno Devices con le nuove copertine che non vi tiro fuori, comunque le costine formano questo disegno che è bellissimo secondo me. E poi ho tutta quella che è la serie in italiano. Abbiamo infatti Città di Ossa, Città di Cenere, Città di Vetro, Città degli Angeli Caduti, Città delle Anime Perdute e Città del Fuoco Celeste, che formano una prima trilogia scritta da Cassandra Clare. Ho poi Shadowhunters Le Origini L'Angelo, con questo bellissimo gattino in feltro che richiama il mio gatto Minù, fatto da Donatella di Cibis The Way, Il Principe, La Principessa con la colorazione sbagliata della scritta in viola e La Principessa con la colorazione giusta rossa. E infine Le Cronache di Magnus Bane, scritte da Cassandra Clare, Maurie Johnson e Sarah Rhys Brennan. E qua abbiamo poi la mia mensola interamente dedicata a Harry Potter, pienissima, e infatti c'è un libro che sta arrivando e non so assolutamente dove metterlo. Comunque, passiamo prima a farvi vedere le cosine che ho qui sopra. Per prima cosa ho questi due Funko Pop di Ron Weasley, questo proviene dal film del prigioniero di Azkaban e come potete vedere regge in mano crosta, mentre questo qui è del secondo film perché potete vedere la bacchetta spezzata, quindi proviene dalla Camera dei Segreti. Ho poi appoggiato qui la mia spilletta con scritto Head Girl, presa dagli Harry Potter Studios di Serpeverde, la mia lettera di ammissione ad Hogwarts, questa spilletta con il simbolo dei Mangiamorte, questo pacchetto di caramelle e gelatine tutti questi più uno di Harry Potter preso al binario 9 3/4, e l'ultimo gadget è questa toppa da poter stirare di Serpeverde, che ho intenzione di appiccicare sul mio mantello di Hogwarts quando lo realizzerò. E ora finalmente possiamo passare ai libri. Qui sopra, come potete vedere, ho delle edizioni un pochino sparse ed ho Harry Potter The Philosopher's Stone di J.K. Rowling della Bloomsbury, l'edizione in brossura vecchissima UK. Poi ho l'edizione in brossura con la nuova traduzione della Pietra Filosofale e della Camera dei Segreti. Sempre qui sopra poi Dal mondo di Harry Potter, gli animali fantastici e dove trovarli di Newt Scamander, sempre scritto da J.K. Rowling, ormai introvabile in questa versione in copertina rigida. E infine questo è un qualcosa di nuovissimo, come avete visto nel mio book haul, cioè Harry Potter Incanto Patronus, la lanterna magica del film, che contiene all'interno tutte queste diapositive che possono essere proiettate sul muro, che mi ha regalato il mio ragazzo, bellissimo, della Panini. Poi abbiamo l'intera collezione dei libri nella prima edizione uscita, quindi Harry Potter e la Pietra Filosofale, Harry Potter e la Camera dei Segreti, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, Harry Potter ed il Calice di Fuoco, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Potter ed il Principe Mezzosangue, Harry Potter ed i Doni della Morte, Harry Potter and the Cursed Child in italiano, quindi la Maledizione dell'Erede. E infine, potevate vederlo già esposto, ho l'edizione del 20° anniversario di Harry Potter della Pietra Filosofale in inglese, copertina serpeverde, bellissima. Ho poi Harry Potter e la Pietra Filosofale, il libro illustrato da Jim Kay, e poi ho Harry Potter e la Camera dei Segreti, sempre l'edizione illustrata da Jim Kay. Poi ho Harry Potter la magia del film, l'edizione deluxe con dentro tutti i props, bellissimo. Ed infine ho la valigia di Newt Scamander, esplora i segreti del film di animali fantastici e dove trovarli, bellissimo, realizzato da Mina Lima con dentro tutte le cose pop up, io lo adoro. Andando avanti abbiamo poi quest'altra mensola dove ho tutta la mia collezione di Percy Jackson e in più un paio di altre cose. Come prima cosa vi faccio vedere questo Funko Pop di Nick da Zootropolis, che io adoro, che sta lì nell'angolo, lo Tsum Tsum di Stitch, che mi ha riportato la mia migliore amica da un viaggio a Firenze che ha fatto, e questo Tsum Tsum di Tigro edizione Coniglio Pasquale, che ho preso in realtà io a dei saldi. Iniziamo da questa pila enorme: L'eroe perduto, Il figlio di Nettuno, Il marchio di Atena, La casa di Ade, Il sangue dell'Olimpo, che compongono la serie degli eroi dell'Olimpo di Rick Riordan, che in realtà viene dopo quella di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, però questa ce l'ho in un'altra edizione, quindi stanno messi spostati. Poi ho Le sfide di Apollo, L'oracolo nascosto, e Le sfide di Apollo, La profezia oscura, che devo
ancora da leggere, sempre di Rick Riordan, che proseguono la serie degli Eroi dell'Olimpo. Poi ho Magnus Chase, La Spada del Guerriero, e Magnus Chase, Il Martello di Thor, che in realtà ho solo sopra coperta perché lo sta leggendo la mia coinquilina, io devo ancora leggerlo, shame on me. Poi qui ho il cofanetto con la serie in paperback in inglese di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, che non vi tiro fuori ma vi passo a illustrare: The Lightning Thief, The Sea of Monsters, The Titan's Curse, The Battle of the Labyrinth e The Last Olympian, sempre edito da Rick Riordan. Soprattutto prima che crollasse tutto quanto ho Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, le storie segrete, sempre di Rick Riordan. Poi ho Magisterium, L'Anno di Ferro, Magisterium, Il Guanto di Rame, e Magisterium, La Chiave di Bronzo di Cassandra Clare e Holly Black. Sempre lì di lato poi A Shadow Bride and Burning di Jessica Clues. Qui sotto ho Percy Jackson racconta gli Dei Greci e Percy Jackson racconta gli Eroi Greci. E infine l'ultimo libro in questa parte della libreria è Strange the Dreamer di Lainey Taylor in inglese. Per quanto riguarda questa mensola ho soltanto due oggettini, cioè questo che è il Funko Pop di Mushu, in realtà c'è di solito anche Cricri, ma l'ho spostato perché qui se lo prende il cane della mia coinquilina lo mangio. E vicino alla serie di Nevernight questo gattino nero in fimo a portachiavi che mi ha regalato Ludovica. Passando adesso alla montagna di libri che ci sono: Rebel, Il Deserto in Fiamme, Rebel, Il Tradimento, e infine Rebel, La Nuova Alba di Owen Hamilton. Abbiamo poi Flame in the Mist di René Adie, Caraval in italiano edito dalla Rizzoli di Stephanie Garner, e sempre Caraval, sempre di Stephanie Garner, però questa volta in inglese. Abbiamo poi una delle mie serie preferite di sempre, cioè Nevernight di J. Christophe, e il seguito God's Grave, che è bellissimo perché ha le pagine nere. E poi in fondo ho l'edizione di Nevernight con la copertina degli Stati Uniti, la prima edizione autografata. Ho poi Three Dark Crowns e One Dark Throne di Candair Blake, The Star-Touched Queen di Roshani Chosky, The Language of Thorns di Leigh Bardugo. Qui dietro tengo poi alcuni libri che non sapevo dove mettere, cioè Angel e Devilish di Dorothea Respirito, Firelight, La Ribelle, Vanish, La Traditrice, e Hidden, La Prigioniera di Sophie Jordan. Poi sopra il cofanetto di Six of Crows e Crooked Kingdom, questo sottobicchiere che sempre mi è stato inviato dalla Fairyloot, bellissimo, e il cofanetto di Six of Crows, che contiene Six of Crows, che ha le pagine nere, e Crooked Kingdom, che le ha rosse. Da quest'altro lato invece abbiamo la mia parte di Twilight, la parte di Vampire Academy e qualche libro nel mezzo. L'unica cosina particolare che ho di qui è questo cuore a lucina con delle scritte che mi ha scritto una delle mie più care amiche. E di solito qui c'era il Funko Pop di Edward, però il cane della mia coinquilina sempre l'ha preso e l'ha mangiato, quindi l'ho spostato di posto per salvare il poco salvabile. Su questa mensola ho il primo volume della graphic novel di Twilight e anche il secondo volume. È una cosa bellissima perché insieme formano il disegno di Edward e Bella nella radura e sono meravigliosi, ed illustrati da Young Kim. Ho poi l'edizione del decimo anniversario di Twilight, che nel retro presenta Life and Death di Stephanie Meyer. Ho poi Twilight, New Moon, Eclipse, La breve seconda vita di Brie Turner, e infine Breaking Dawn di Stephanie Meyer, e sono completamente distrutti sotto, infatti le sovraccoperte le ho dovute rifare io da capo. Angel Fall, World After e Ends of Days di Susan E. Poi ho la mia edizione distrutta dell'Ospite di Stephanie Meyer, perché lo adoro, è uno dei miei libri preferiti, con questo dinosauretto in feltro che ha sempre fatto Chip is the Way. Ho poi L'Accademia dei Vampiri, Morsi di Ghiaccio, Il Bacio dell'Ombra, Promessa di Sangue, Anime Legate e L'Ultimo Sacrificio di Richard Mead. Questa è l'ultima mensola in basso, per cui scusate se è molto scuro per la luce e se non si riesce a vedere tutto benissimo, però purtroppo è qui in basso e non posso farci nulla. Il primo libro è Forest of a Thousand Lanterns di Julie Sidao. Poi abbiamo Carry On di Rainbow Rowell in italiano, The Hate You Give di Angie Thomans, Il Bambino che disegnava parole di Francesca Magni, The Valiant di Leslie Livingstone, Ivory and Bone di Julie Hashbaugh, Passenger e Wayfarer di Alexandra Bracken, PS Ti Amo Ancora di Jenny Han e Il Canto del Ribelle di Joan Harris. Abbiamo poi Io Sono Buio di Kristen White, Capolinea per le Stelle di Phillips Reeves, La Caduta dei Tre Regni di Morgan Rhodes, I Leggendari Le Porte di Avalon di Angie Pendrake, Il Dominio del Fuoco di Sabata Heer, Illusions of Fate di Kristen White, Once Upon a Zombie, Il Colore della Paura di Billy Phillips e Jenny Nicholson. Poi abbiamo La Casa per Ragazzi Speciali di Miss Peregrine della Rizzoli di Ransom Riggs, Hollow City, il secondo volume, e La Biblioteca delle Anime, che è il terzo volume, tutti di Ransom Riggs. Ed ecco infine l'altro ultimo lato della mia libreria principale,
perché poi ne abbiamo altre due. Qui sopra, che non si vedono, ho Red, Blu e Green di Kristen Gear, che compongono la trilogia delle gemme. Mentre sempre sopra, ma dall'altro lato, ho Shatter Me, Unravel Me e Ignite Me di Tahereh Mafi. Di seguito abbiamo Wings, Spells, Illusions e Destined di Aprilyn Pike. Poi abbiamo Regina Rossa e Spada di Vetro di Victoria Aveyard. Attraverso il Fuoco, Il Potere del Fuoco e infine Il Rogo della Strega di Josephine Angelini. Caldo come il fuoco, freddo come la pietra e lieve come il respiro di Jennifer L. Armentrout. Antiche voci da Salem di Adriana Mater. Una presenza in quella casa di Paige McKenzie. E Il risveglio di Sunshine, sempre di Paige McKenzie. E infine abbiamo We Are the Ants di Sean David Hutchinson. Per quanto riguarda quest'altra libreria, che come potete vedere è tutta quanta organizzata in ordine cromatico, purtroppo ho un paio di difficoltà a farvi vedere questa prima casella perché è in alto, quindi vi sposterò la ripresa qui giù dove riesco a inquadrare il tutto e vi farò vedere mano a mano le copertine. Per prima cosa, sempre tutti gli oggettini che posseggo su quella mensola. Ho Rapunzel con il suo piccolo Pascal che tengo lì perché ci sono i libri gialli. Visto che c'è Rapunzel non potevo non metterci lo Tsum Tsum di Maximus. E infine questo scrunchy di Serpe Verde che ho. I primi libri che ho lì sono alcuni di una serie di sfortunati eventi che ho preso al mercatino. Infatti il numero 3, La Funesta Finestra. Il numero 4, La Sinistra Segheria. E il numero 2, Il Penultimo Pericolo, tutti di Lemony Snicket. Ho poi Beauty and the Cyborg di Miriam Ciraolo e Robotic Heart, che è lo spin-off sempre di Miriam Ciraolo. Il primo libro è Il Cerchio di Pietre di Diana Gabaldon. Poi ho Finché non cade il buio di Charlene Harris, Soundless di Rachel Mead, Non so chi sei ma io sono qui di Becky Bertelli, Dorothy Must Die di Daniel Page, Onyx di Jennifer L. Armentrout, Half Bad di Sally Green, L'Universo nei tuoi occhi di Jennifer Niven, La Libreria degli Amori Impossibili di Elisabetta Lugli, Brilleremo tra un milione di soli, Beth Ravis, L'Amuleto d'Ambra di Diana Gabaldon, Opal di Jennifer L. Armentrout, Lola and the Boy Next Door di Stephanie Perkins, Oliver Twist di Dickens, Le Due Città di Dickens, Cercando Alaska di John Green, Aspettami fino all'ultima pagina di Sophia Ray, Eliza and Her Monsters di Francesca Zappia e infine Ultima Oasi di Alfonso Zarbo. Passiamo poi alla mensola dei verdi, dove ho questa mia tazza con tutti i segnalibri, dove è stato spostato anche il Funko Pop di Edward, dove ho messo questo Tsum Tsum del Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Abbiamo Teorema Catherine di John Green, Half Wild di Sally Green, Obsidian di Jennifer L. Armentrout, Grandi Speranze di Dickens, L'Isola degli Sperduti di Melissa della Cruz, Harry Potter and the Deadly Hallows di J.K. Rowling, Tempestus di Leslie Livingston e Dark Light di Leslie Livingston. Poi abbiamo Lies di Michael Grant, Promessi Vampiri di Dark Side di Betty Fantasky, L'Ultima Volta che ti ho detto addio di Cynthia Hand e You Know Me Well di Lina Nakur e David Levithan. Poi abbiamo Rebel of the Sands di Olwyn Hamilton, che sarebbe Rebel il primo volume. Poi abbiamo Il Ritorno di Diana Gabaldon, Cercando l'Onda di Christopher Vikes, Fallen di Lauren Kate e Emma di Jane Austen. Di qui ho poi i libri sul blu. Come prima cosa però ho i Funko Pop di Ron Weasley e Hermione Granger del Ballo del Ceppo e il Funko Pop di Cenerentola che balla, Il Cattivo Ragazzo che Voglio di Giulia Besa, La Collina delle Fate di Diana Gabaldon, Le Coincidenze della L'amore di Colin Hoover, L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón, Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, Wonder di R.J. Palacio, Una fiamma nella notte di Saba Tahir, Shadows di Jennifer L. Armentrout, Treno espresso per l'universo di Philip Reeve, Le sintonie dell'amore di Colin Hoover, Io e te oltre le stelle di Beth Travis, The Dark Days Club di Alison Goodman, l'edizione paperback inglese autografata, The Young Elites di Mary Lou, Card Marchi predestinati di Veronica Roth, Wondrous Strange di Leslie Livingston, Cinder di Marissa Meyer, Promessi Vampiri di Beth Fantasky, Gone di Michael Grant e 13 di Jay Asher. Abbiamo poi qui sotto i libri che dal blu passerà al viola e poi al rosa. Prima di tutto tengo su questa mensola la mia scatola della cioccolana di Harry Potter e poi il mio Funko Pop di Ariel danzante, che secondo me qui si abbina tantissimo. Ho The Monstrumologist di Rick Yancey, The School for Good and Evil di Soman Chainani, Flower di Elizabeth Craft e Shea Olsen, Unheard di Cynthia Hand, Cime Tempestose di Emily Bronte, Il Piacere di D'Annunzio, Opposition di Jennifer L. Armentrout,
Central, Ogni giorno di David Levithan, Under the French Kiss di Stephanie Perkins, Madame Claudel è in un mare di guai di Aurélie Volognes, Incarnate di Jodie Meadows, Céline di Sarah Bianca, Vertigine di Sophie Germain, Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, Con te al di là del mare di Julia Beza, Destiny, Un amore in gioco di Lindsay Summers, Colin Hoover, Forse un giorno, e La magia delle piccole cose di Cleo Toms. E siamo arrivati all'ultima mensola anche di questa libreria. Soprattutto The Queen of the Tearling di Erika Johansen, poi ho Io prima di te di Giorgio Moyes, Susie Moore e Il nuovo viaggio al centro della terra, Ossessione color cremisi di Simona Ljubicic, The Vanishing Throne di Elizabeth May, la versione paperback UK autografata, Il circo dell'invisibile di Camilla Morgan Davis, Una grande e terribile bellezza di Libba Bray, Lontano da te di Jennifer Armentrout, La lettrice di Tracy Shee, Oblivion il primo volume, quindi Obsidian attraverso gli occhi di Demon di Jennifer Armentrout, Oblivion 3, Opal attraverso gli occhi di Demon, e Obsession tutti di Jennifer L. Armentrout, Marina di Carlos Ruiz Zafón, Il palazzo della mezzanotte di Carlos Ruiz Zafón, I segreti di Coaltown di Holly Black, The Night Circus di Erin Morgenstern, Shadow Study di Maria Wischneider, Bunker Diaries di Kevin Brooks e infine Light di Michael Grant. Per quanto riguarda gli ultimi libri nella mia libreria, sono questa mensola di quest'altra libreria, dove tengo anche i fumetti e le graphic novel, ma visto che quella mensola è troppo in alto ve li farò vedere qui. Abbiamo The Lies of Loch Lamora di Scott Lynch, Dracula di Bram Stoker e I racconti del Necronomicon di Lovecraft, Absence di Chiara Pansuti, Angeli ribelli di Libba Bray. Abbiamo poi Gala Cox, Il mistero del viaggio nel tempo di Raffaella Fenoglio, A Tale of Two Cities di Charles Dickens, Silver Shadows di Richard Mead, The Rose Society di Mary Lou, Fire Study di Maria Wischneider, Insegnami a vedere l'alba di Josh Sandquist, L'Arc di Hunting the Deep di Adriana Mather, Colpa delle stelle di John Green, The Golden Lily di Richard Mead, Un'estate magica di Corinna Bowman, Confess di Colin Hoover e If I Stay di Gail Forman. Ho poi degli ultimi libri qui, che è la libreria nella mia casa originale: Le avventure di Peter Pan, Il ritratto di Dorian Gray, I viaggi di Gulliver, L'isola del tesoro di Louis Stevenson, Cuore di De Amicis, Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, Poesie di Emily Dickinson, Natale da Carrington di Alexandra Brown, Io sono Edward Cullen di Isabel Adams, Destined di Aprilyn Pike, Rinascita di Sophie Germain, Come addestrare un drago, Le eroiche disavventure di Topico Terribilus Totanus 3 di Cassida Cowell, questa edizione vecchissima di The Fiery Cross di Diana Gabaldon e questa edizione vecchissima di Eclipse in inglese. Poi ho Il piccolo dizionario delle streghe, Romeo e Giulietta di William Shakespeare, Piave di Jacob e William Grimm, volume primo, La morte a Venezia, Tristano e Tonio Kroger di Topaz Mann, racchiusi in questo volume unico, Il sogno di Cheribe di Ilaria De Togni, Esper, Il terzo occhio di Valeria Terenzi, Nodo di sangue di Lauren K. Hamilton, I diari della mezzanotte dentro le tenebre di Scott Westerfield, Vampire Empire, Il principe di sangue nero di Clay Griffith e Susan Griffith, La notte del solstizio di Lisa J. Smith, Shiver, Deeper e Forever di Maggie Stiefvater. Poi, nessun particolare ordine perché non mi ricordo in che ordine va la trilogia, abbiamo Elisa Rosso, Il libro del destino, Il principe delle nebbie, L'erede di Aina Sol e Alba e Crepuscolo, Il signore degli anelli, la trilogia completa di J.R.R. Tolkien, questa edizione bellissima di Ragione e sentimento di Jane Austen e questa versione illustrata dello Hobbit di J.R.R. Tolkien. E infine, sopra il mio letto ho Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, La valle della paura di Conan Doyle e Il mastino di Baskerville sempre di Conan Doyle, La lettera scarlatta di Natalia Hawthorne, La signora delle camelie di Alexander Dumas, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson, Uno studio rosso di Conan Doyle, Il segno dei quattro di Conan Doyle, Cuore di ombra di Joseph Conrad, Sogni di una notte di mezz'estate di William Shakespeare, Le notti bianche di Dostoevsky, Il ballo di René Nemirovsky, Racconti del terrore di Edgar Allan Poe, Amleto di Shakespeare, La casa stregata di Lovecraft, Lady Susan di Jane Austen e Uno, nessuno e centomila di Pirandello. Ebbene sì ragazzi, questi sono tutti i libri della mia libreria, io spero davvero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere qual è la mensola che avete preferito tra tutte giù nei commenti, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei video del Bookmas. Anche per il video di oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!